L'Unione Svizzera ha detto che chiederà una zona franca, ma che scossa è arrivata all'Europa secondo lei da questo? La scossa è discutere, non si può criminalizzare il risultato perché è il popolo sovrano che ha deciso e se qualcuno non è d'accordo si deve rassegnare perché il popolo, la sovranità appartiene al popolo, non alla Merkel. Scusi, o a Bruxelles. C'è qualcuno che però quindi dato. Discutiamone, non ci sono tabù né la libera circolazione né i trattati internazionali né tantomeno l'euro. Io non sono preoccupato di questo esercizio di democrazia. Sono preoccupato del fatto che il governo italiano non metta mano alla revisione dell'accordo italo-svizzero sui ritorni ai comuni lombardi, accettando la richiesta della Svizzera di abbassare, di dimezzare questi ristorni, centinaia di milioni che i comuni lombardi perderebbero. Per questo ho chiesto, e oggi lo dirò a Letta nell'incontro che avrò, che la Regione Lombardia sia coinvolta. Noi sappiamo che cosa fare, che cosa serve e soprattutto i frontalieri sono tutti lombardi e quindi siamo direttamente coinvolti, direttamente interessati. Ma non preoccupa che proprio il Canton Ticino abbia espresso questo voto che sembra un po' antilombardo, anzi antilombardi? No, non è antilombardo, c'è un ottimo rapporto di collaborazione. Bisogna capire bene questi fenomeni, se no, altrimenti si traggono conclusioni sbagliate. In Canton Ticino la disoccupazione è attorno al 4%, quindi la reazione non è contro i lavoratori dipendenti che dalla Lombardia vanno in Ticino, perché non c'è un problema di chi ruba il posto agli altri. La reazione è di altro tipo, è nei confronti per esempio dei cosiddetti padroncini, cioè gli imprenditori, gli artigiani che vanno di là a lavorare e poi ritornano di qua. È una situazione complessa, ma io parto dal presupposto, c'è un ottimo rapporto di collaborazione tra Lombardia e Canton Ticino, incontrerò il governatore del Ticino Beltraminelli nei prossimi giorni per rafforzare questi rapporti, ma ripeto, un ruolo fondamentale lo gioca il governo italiano nella trattativa per il rinnovo dell'accordo italo-svizzero sul trattamento fiscale e sui frontalieri e io voglio essere parte di questa trattativa perché la Lombardia non può essere tagliata fuori in una questione che riguarda essenzialmente il 99% proprio la Lombardia. Senta Presidente, cosa ne pensa di questa presunta rivelazione di Monti che era stato già sondato nell'estate del 2011? Ma penso che sia molto semplicemente un'operazione messa in piedi da qualcuno, possiamo immaginare chi, per far cadere Letta e mettere Renzi al suo posto, molto semplicemente. E questo sarà l'esito, immagino, dell'operazione. Siccome le elezioni rischiano di far vincere il centrodestra, rischiano dal punto di vista loro, è molto più semplice, non c'è la garanzia che Renzi vinca le elezioni, allora mettiamolo su. Per metterlo su cosa bisogna fare? Far cadere Letta. Come si fa cadere Letta? Attaccando Napolitano. Queste sono le logiche romane. Sono felice di essere fuori da queste logiche, ma queste sono le logiche romane. E lei come lo vedrebbe un governo Renzi? Non lo vedrei molto bene perché uno deve essere eletto, cioè una responsabilità del genere deve passare dalle elezioni, anche Renzi mi pare abbia detto questa cosa, però se andrà su non posso oppormi, sono solo il governatore della Lombardia, mi piacerebbe un governo che dia risposte quando, alle sollecitazioni che noi poniamo, finora non ne ho avute se non dal ministro delle infrastrutture Lupi, ma da altre parti non pervenuto. Ha parlato con Letta sui ristorni? Sì. Cosa ha detto? Ci siamo scambiati le opinioni e gli ho detto qual è la mia idea. Mi ha dato un'indicazione su un'iniziativa che si può prendere già al Senato nei prossimi giorni. Domani sono a Roma, andrò a incontrare il Presidente della Commissione attività produttive del Senato, perché lì c'è un disegno di legge che può essere utilizzato per lo scopo, quindi gli ho chiesto se era d'accordo nell'introdurre in questo disegno di legge la zona economia speciale, cioè la zona franca anche per le regioni, per la Lombardia, mi ha detto che non è contrario, bisogna ovviamente vedere, però insomma questo via libera in termini di principio è importante perché vuol dire che il governo è consapevole della questione e ha
condiviso la mia visione della soluzione possibile e quindi del coinvolgimento della regione, che è molto positivo.